Ciao e bentornati. Scusate l'assenza prolungata sul canale, ma questo per l'attività elicicola è un periodo molto concitato, per cui ho poco tempo per registrare dei video. Poi ci sono state delle problematiche varie personali, per cui non ho potuto registrare molto, ma eccoci qui e oggi ci tenevo a rispondere ad una domanda che ultimamente mi viene posta e quindi vediamo un attimo di dare risposta. Sto staccando un pochino di chiocciole dai pali perché poi rigettandole nella vegetazione la sera stessa riescono a prendere molta più acqua durante la fase di innaffiatura. Mi viene posta spesso una domanda, soprattutto in questo periodo, ovvero: ma di quante ore c'è bisogno per portare avanti l'attività elicicola durante il giorno, durante la settimana o comunque durante le stagioni? Oggi proveremo a rispondere a questa domanda, anche so che sarà praticamente impossibile, per cui invece di rispondere direttamente dando dei numeri che poi all'atto pratico sarebbero dei numeri finti, quindi delle ore finte o comunque fittizie, cercherò di rispondere dando un'interpretazione del tutto personale a questa domanda, quindi dando una risposta del tutto mia, sperando di far capire e far passare il mio concetto derivato dalla mia visione di questa attività. Intanto mi lavo un attimo le mani perché ovviamente toccando le chiocciole rilasciano talmente tanta bava da essere veramente fastidiosa. Anzi, a tal proposito, proprio questo sarà un piccolo spoiler inerente probabilmente al prossimo video. Per praticità facciamo questa divisione. L'attività elicicola può essere vista o portata avanti soprattutto in due modi: o come attività principale, tra virgolette, comunque come un'attività primaria, oppure come un semplice hobby, un'attività parallela magari ad un lavoro principale. In base quindi a questa suddivisione ci sarà un tempo da dover impiegare per gestirla, ovviamente differente. Quindi se sarà un'attività tra virgolette primaria, diciamo così, avrà bisogno di un certo tempo; se viene vista o portata avanti come un hobby, probabilmente avrà bisogno di impiegare minor tempo. Quello che ovviamente sarà differente in base alla scelta che si vuole fare di questa attività, ovviamente sarà differente nelle aspettative a fine stagione del risultato. Ed è qui che mi voglio soffermare, soprattutto per far comprendere poi l'ora e le ore che vanno applicate per questo tipo di attività secondo la mia visione. Se questa attività viene svolta e si viene scelto di svolgerla come un hobby, probabilmente anche le aspettative che si avranno a fine stagione saranno minime, perché magari la vogliamo scegliere come attività dove impiegarci il minor tempo di ore possibili da passare sul campo, quindi di lavorarci, per avere alla fine del tutto un minimo risultato che potrebbe anche andarci bene. Magari una volta che si è ripagato il costo iniziale per partire proprio con il minimo sindacale, senza fare quasi nulla, tra virgolette, a fine stagione avremo un risultato che, sebbene minimo, potrebbe anche andarci bene ed essere magari soddisfacente. Vista in questo modo e scelta in questo modo, possiamo dire che le ore di lavoro possono essere davvero minime. È difficile comunque quantificarle, ma posso dire 1, 2, 5 ore a settimana. Sono comunque dei numeri così un pochino anche campatinaria, che però per noi possono bastare e a fine stagione, quando tiriamo le somme, possono anche andar bene. Quindi dipende, come detto, un pochino dalla visione che vogliamo avere anche noi stessi di questa attività. Quindi se scelta appunto come un hobby, potrebbe anche essere da questo punto di vista soddisfacente alla fine del tutto. C'è anche chi pensa che una volta realizzata la struttura sotto forma di hobby, questa poi faccia tutta da sé, quindi una volta immesse al loro interno le chiocciole, queste si riproducano, diano via ad una produzione, diciamo così, che a fine anno verrà raccolta e qualcuno poi verrà a bussare alla porta ed acquistare il tutto. C'è anche questa convinzione per cui magari le ore impiegate, anche dal punto di vista hobbistico, siano quasi pari a zero. Ma se questa attività invece vuole essere svolta come un'attività tra virgolette semi principale o principale, o comunque
che abbia un grosso peso all'interno magari della nostra, non lo so, azienda agricola, dovrà avere quindi un risultato finale che noi, tra virgolette, prestabiliamo più o meno ad inizio stagione, che dovrà essere un risultato minimo da raggiungere, e sappiamo che se vogliamo raggiungere un determinato risultato poi a fine stagione dobbiamo andare ad impiegare magari tot, tra virgolette, lo ripeto, ore per questa attività. Quindi, vista in questo modo, se si fa questa scelta, possiamo andare, tra virgolette, a quantificare un certo numero di ore minimo da passarci su per avere il risultato minimo che ci siamo prestabiliti ad inizio stagione. Sì, ma quante ore? Anche in questo caso è veramente molto difficile quantificarlo. Io, come risposta, è l'unica che posso dare in questo momento, è tutte quelle di cui ha bisogno questa attività per raggiungere quel risultato che ti sei posto, magari che ci siamo posti ad inizio stagione come eventuale risultato minimo che questa attività potrebbe garantire. In fondo, come tutte le cose, più ci si focalizza, più ci si concentra e più si punta a lavorare in maniera veramente sottile su quello che stiamo portando avanti, più probabilmente si avranno i risultati. Io, ad esempio, soprattutto in questo momento della stagione, cerco di passare quante più ore possibili in allevamento, veramente molte volte anche tutta la giornata, anche se non c'è nulla da fare, proprio perché a me piace tenere tutto, ad esempio, sotto controllo, gestire tutto nella minima delle cose, tutto alla perfezione. Quindi sono magari anche fin troppo puntiglioso, perché so che se faccio in questa maniera poi ottengo determinati risultati a fine stagione, determinati risultati che mi sono, tra virgolette, prefisso, quindi a monte, e quindi so che per raggiungerli devo comunque dedicarci tutto quel tempo. Magari per un'altra persona non è vista così l'attività e ha bisogno di minor tempo, ma questo, come tutte forse le attività proprie e personali, le ore lavoro dipendono anche dal risultato che si vuole ovviamente raggiungere. Quindi più tempo si passa in allevamento senza stare a badare al numero, più si affina il metodo di allevamento, più si capiscono tante cose, più l'allevamento diventa, tra virgolette, fruttuoso e quindi renderà di più a fine stagione, ma questo ovviamente è anche scontato. Una cosa che però, e questo è molto importante, tante persone non capiscono, non è questione solamente di quante ore bisogna passare all'interno dell'allevamento, perché ovviamente, essendo poi un'attività finalizzata ad uno scopo commerciale, bisogna anche lavorare alla parte commerciale, quindi ad avere uno sfogo sul mercato, per cui bisogna lavorare tanto, ed è qui che si concentrano probabilmente le maggiori ore lavorative, alla ricerca del mercato e di chi acquisterà il nostro prodotto. In questo caso uno può lavorare anche 24 ore al giorno e magari non arrivare ai risultati che si vuole, perché ovviamente non si ha a disposizione tutto quel tempo necessario per magari arrivare a quanti più clienti possibili. Questa è un'altra cosa da capire bene, perché ovviamente più si passano le ore a lavorare anche alla parte commerciale, maggiore sarà il risultato ovviamente di vendita. Quindi, per concludere, non guardate l'licicoltura come un puro lavoro sul campo. Quella è una parte, sì, fondamentale, molto importante, ad esempio, a cui io dedico forse più tempo del previsto. Ma guardate l'licicoltura come un'azienda in maniera circolare, che può abbracciare più cose, dall'allevamento stesso alle chiocciole, alla formazione sul campo, alla didattica ambientale, alla didattica per ragazzi, alla cosmetica, alla divulgazione, a tante cose. E più ore settimanali si dedicano a tutto questo, più si avranno i risultati che magari si spera e che uno si, tra virgolette, fissa ad inizio stagione. Per cui, per terminarla, non c'è bisogno che io dica o che ci siano dei numeri che escano fuori quante ore bisogna dedicarci, perché ovviamente è molto e anche scontato che più ore ci si dedicano, più si avranno dei risultati. Questo sembra molto banale, ma tante persone non lo vogliono purtroppo capire. Fate così, per praticità magari un consiglio: cercate a questo punto di suddividere
tra virgolette, le ore lavorative tra quelle sul campo, quelle dedicate all'attività commerciale, quelle dedicate all'attività divulgativa, non lo so. Vedete questa realtà come una cosa che ha tanti rami su cui poi dedicare tot tempo. La somma del tempo dedicata ad ogni ramo sarà il tempo totale di cui questa attività ha bisogno. Per fare un esempio e poi concludo, la questione YouTube nel mio caso la vorrei far diventare una cosa molto più importante, ma al momento purtroppo non ho il tempo di dedicarci in pieno, e quindi vedete, posso dire che magari avrei bisogno di un ulteriore tempo da dedicare a questa attività, perché magari YouTube fa parte di essa e magari non ho tempo per fare video, per cui è anche tutto un pochino relativo, ma poi alla fine tutto si traduce sul fatto che più ci spendete tempo in questa attività più vi rende. Non credete che mettete due chioccioline sul terreno e l'anno dopo ricavate chissà che cosa e che qualcuno magari le venga ad acquistare a scatola chiusa. Io vi saluto e ci vediamo prossimamente in altri video. Ciao!